Una vicenda tragica, quella che è accaduta da poco a Cesinari, c'è anche un ladro morto, l'inseguimento e il conflitto a fuoco con la polizia. Sì, c'è un bandito, presunto tale, ma comunque si è certi insomma, che facesse parte di una banda che era seguita anche da colleghi di altre province. E purtroppo qui davanti al cimitero sono stati bloccati, sono anche dopo, perché l'allarme è stato dato anche a noi, quindi tutte le macchine che avevamo le abbiamo mandate sul posto. Secondo le prime ricostruzioni, ora c'è anche il PM, il dottor Toscano, che avete visto, ci sta ricostruendo proprio le fasi concitate, come sempre capita in queste occasioni. Sembra che abbiano sparato i banditi, tre sono stati arrestati, fermati subito. Dall'altra macchina pare che abbiano sparato, i nostri hanno risposto e purtroppo poi è stata trovata più giù, abbandonata, con un cadavere a bordo, quindi uno dei banditi era stato attinto dai colpi sparati, insomma, dai nostri operatori. Chiaramente stiamo cercando di ricostruire tutto, anche una condizione ambientale, come vedete, è abbastanza difficile. Abbiamo chiesto anche ai vigili del fuoco di venire con le foto elettriche, perché i sopralluoghi, che devono essere scrupolosissimi come sempre, ma quando c'è la perdita di una vita umana ancora di più, perché si ricostruisca con esattezza e trasparenza tutto quello che è accaduto. Quanti arresti ci sono stati finora? Beh, allora, arresti tecnicamente ancora nessuno, però sono tre persone, di questi che erano seguiti, sono stati bloccati e sono ora in questura da noi. E state cercando ancora altri? Beh, c'è la verosimile, anzi la quasi certezza, che quella macchina è stata abbandonata, quindi qualcuno, uno o due, erano a bordo. E stiamo cercando, anche con la collaborazione a più vasto raggio dei colleghi dell'Arma, chiaramente il buio, le condizioni non agevolano, e poi in questa zona è facilissimo far perdere le proprie tracce, sia a piedi che con i mezzi. Quest'ora ci può dire quanti colpi di arma da fuoco sono stati esplosi? No, guardi, non lo so proprio. Vediamo comunque a terra. Sono molti, sono molti, lo vedete anche voi, ma questo, ripeto, sono tutti dati che verranno poi trasposti nella notazione, e con fondamentale il verbale della polizia scientifica. Stanno venendo anche unità specializzate da Napoli proprio per garantire la massima precisione, correttezza e trasparenza nella ricostruzione dell'accaduto. Qui l'ipotesi è un pochino più seria, si pensa a una rapina di uno spessore maggiore, anche le persone fermate provengono, diciamo, da provincia vicina, quindi con i colleghi anche delle altre questure che stavano facendo delle indagini, i nostri da mobili, cioè il dottor Orio, ora si ricostruirà stasera tutto l'accaduto, soprattutto poi si metteranno i tasselli dell'attività investigativa pregressa e poi la procura farà quello che deve fare. Ma l'obiettivo della rapina era qua a Cesinali Aiello oppure era in altre zone? Non lo sappiamo, escluderei che fosse qui a Cesinali.